Se prendiamo come esempio le pareti rocciose delle montagne, abbiamo la certezza della solidità, della durezza, dell'omogeneità delle rocce. Ma anche la roccia è nata, vive e muore come tutto ciò che si trova in natura. Agglomerato di minerali diversi, ha un ciclo vitale che si compie nell'arco di millenni. Quando il pianeta Terra si è formato, era una massa di materiale incandescente, che è andata via via raffreddandosi in superficie. Le rocce, in origine, sono state il risultato di questo raffreddamento. Le rocce hanno particolari caratteristiche, a seconda di come dopo il raffreddamento iniziale sono state modificate da diversi fattori, fino ad avere l'aspetto attuale, e si suddividono in metamorfiche, sedimentarie, eruttive o magmatiche. Le rocce metamorfiche sono rocce che hanno subito una serie di cambiamenti nella loro struttura, hanno cioè subito una metamorfosi che ha cancellato le caratteristiche originarie fino a creare un altro tipo di aggregato. Il cambiamento è avvenuto in seguito all'intervento di tre fattori: il calore, la pressione e una reazione chimica ridotte a un materiale viscoso per l'alto riscaldamento che hanno subito sotto la crosta terrestre. Sono state poi sottoposte a enormi pressioni quando si sono formate le montagne, in seguito allo scontro di zolle terrestri. L'acqua calda, il vapore o il gas, insinuandosi nella struttura delle singole rocce, hanno infine provocato una serie di reazioni chimiche.